Oltre 4 miliardi di persone oggi hanno accesso a Internet, la più grande rete di comunicazione multimediale al mondo. Un numero sempre più impressionante di informazioni viene scambiato e immagazzinato in ogni angolo del pianeta. Talvolta si trasformano, talvolta si distruggono. Le nostre vite sono interamente digitalizzate in meno di un secondo e qualunque tipo di dato è stato sintetizzato nell'informatica. Abbiamo cartelle cliniche, testi e dizionari, musica, film, giochi. Tutto dentro un unico contenitore potenzialmente accessibile da chiunque, ad una velocità semplicemente incredibile. Se stai guardando questo video, ad esempio, significa che molto probabilmente lo stai visualizzando in streaming, dunque stai usando la rete internet o più specificatamente il World Wide Web. In questo momento stai visualizzando delle immagini e stai ascoltando la mia voce, il tutto attraverso un flusso di dati che è stato già trasferito sul tuo dispositivo, il quale lo sta elaborando e tu ne stai ottenendo le informazioni che desideri. L'informatica è questo, un'infinità di dati che vengono scambiati ed elaborati in funzione di un risultato più o meno specifico. Noi possiamo, con gli strumenti adeguati, modificare tali informazioni. Ad esempio, potremmo aggiungere a questo video una base musicale. In questo preciso istante, i componenti del tuo dispositivo, magari un computer e quindi principalmente il tuo processore, la RAM, la scheda video, il disco e così via, stanno elaborando tutto ciò che stai raccogliendo. Il processore elabora il video, decodificandolo affinché la scheda video possa mostrarlo a monitor. Nello stesso istante, tutte le informazioni necessarie ora o magari più tardi vengono salvate nella RAM e, quelle più pesanti o inutili, all'interno dell'hard disk. Stiamo parlando di miliardi di miliardi di miliardi di dati, trasferiti alla velocità della luce o quasi, all'interno di componenti grandi quanto un capello umano. E basterebbe che un solo dato, talvolta anche quello che sembra più insignificante, sparisca e cambi per sempre le nostre vite. Questo è il nostro mondo adesso, il mondo dell'elettrone e dello switch, la bellezza della banda. Noi usiamo un servizio che esiste già senza pagare e che sarebbe schifosamente economico se non fosse gestito da avidi ingordi, troppo occupati a pensare a quale cravatta indossare in ufficio, piuttosto che fermarsi anche solo 5 cazzo di secondi per chiedersi se è questo il mondo che vogliono lasciare a chi verrà dopo di noi. E poi saremmo noi criminali. Vedi, noi siamo esploratori, cerchiamo la conoscenza nel mare di merda che ogni giorno ci fate ingoiare con la vostra propaganda, con le vostre pubblicità, con quelle marionette da 4 soldi che usate per convincerci a pensare a fare quello che avete già deciso per noi. Dannato ragazzino, non si impegna, probabilmente lo ha copiato. Sta occupando di nuovo la linea telefonica. Sono tutti uguali. Puoi scommetterci il culo che siamo tutti uguali. Ci hanno imboccato omogeneizzati a scuola quando bramavamo bistecca. I pezzetti di carne che avete lasciato passare erano premasticati in sapori. Siamo stati dominati da sadici o ignorati da apatici. E i pochi che avevano qualcosa da insegnarci hanno trovato in noi desiderosi allievi. Ma quei pochi sono come gocce d'acqua nel deserto.
Noi esistiamo senza colore della pelle, senza nazionalità, senza pregiudizi religiosi o sessuali e ci chiamate criminali. Voi costruite bombe atomiche, provocate guerre, uccidete, ingannate, mentite e cercate di farci credere che è per il nostro bene. Eppure siamo noi i criminali. Sì, sono un criminale. Il mio crimine è la curiosità. Il mio crimine è giudicare le persone per quello che dicono e pensano, non per il loro aspetto. Il mio crimine è stato surclassarvi, qualcosa per cui non mi perdonerete mai. Io sono un hacker e questo è il mio manifesto. Potrete anche fermare me, ma non potete fermarci tutti. Dopotutto, siamo tutti uguali. Il breve saggio con cui si dà inizio all'Hacklog 2 è una rivisitazione corta del manifesto Hacker, documento storico pubblicato l'8 gennaio 1986 da Dementor, un personaggio della subcultura hacker, pochi giorni dopo il suo arresto per crimini informatici. Erano altri tempi, anni in cui il film War Games e i media dipingevano l'hacker come quella persona in grado di far scoppiare una guerra nucleare con un solo click. Per quanto possa sembrare ridicolo, il settore informatico non era la mercé del consumatore medio, ma veniva ancora masticato da poche facoltose aziende, gruppi di ricerca universitari e hobbisti di un certo calibro. Nonostante siano passati più di 30 anni, fa un certo effetto accorgersi di quanto le cose siano ancora sentite nella società odierna. A cominciare da loro, come li definisce Dementor nel paper originale, i tecnocervelli anni 50, individui che non riescono a vedere dietro gli occhi di coloro che guardano ben oltre il fatturato aziendale o il premio personale. I bigotti dell'informatica, direbbe qualcuno, e non ci andrebbe poi così lontano. Ed è così che oggi la cultura hacker viene ammaccata da intellettualoidi che elevano il proprio conoscitivo sugli altri ed anziché tendere una mano al prossimo, alzano mura di saccenza. Le nuove generazioni di esperti in cyber security sono troppo occupate a lisciare il pelo di qualche multinazionale preoccupata più a far soldi che alla vera sicurezza, quella dell'uomo comune, per poi guardarti dall'alto dicendoti: «E tu credi di essere un hacker?» E no, non li biasimo. Hanno trovato la loro dimensione in un mondo che viaggia verso quello che chiamiamo progresso. Ma la cultura e l'etica hacker sono qualcosa di diverso dalle competenze tecniche. È un viaggio personale verso la conoscenza e la condivisione, verso un punto ideale della propria mente fatta di soddisfazioni e sfide con il proprio essere. Essere hacker non è sapere quanti più linguaggi di programmazione possibile o il numero di zeri del proprio conto in banca rapportato al lavoro che si fa. Essere hacker deve nascere da un moto, incondizionato e incontrollabile, di esplorare i limiti che l'universo, non solo informatico, ha da offrire costantemente ogni giorno.